Salve ragazzi, rieccoci allora. Stasera mi sono visto la partita eh, Galles-Portogallo. Il Portogallo su cui io ho puntato, cioè ho puntato alla la mia vittoria finale, in modo incredibile. Cioè, sono, diciamo che faccio un piccolo tipo per il Portogallo. Stasera il Portogallo ha giocato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato una buona partita nel primo tempo, diciamo che non è successo niente di particolarmente importante e nel secondo tempo quel grandissimo gol di Ronaldo da, da calcio d'angolo, cross molto bello dalla sinistra Ronaldo veramente sale in cielo e fa il gol dell'1-0 poi il secondo gol è abbastanza fortunoso di Nani no? perché Ronaldo prende la palla, tira, la palla sta andando fuori e Nani arriva in porta in posizione assolutamente regolare e quindi la partita diciamo che era praticamente finita poi mi sembra Bruno Alves si mangia un gol diciamo abbastanza fatto anche se eh, il portiere del Galles ha fatto veramente un miracolo salvando la palla prima che, entrasse, prima che andasse sulla linea di porta e quindi il Portogallo riesce a battere il Galles mi manda a casa e va in finale ai europei è un po' incredibile che ci sia andato il Portogallo e non l'Italia questo è, è, è vero, cioè è da ammettere. Però sono contento che ho passato il Portogallo per una cosa. Uno perché ovviamente secondo me onestamente la squadra che se lo merita di meno perché non ha giocato bene. Questa partita invece l'ha giocata bene stasera. Non, ha, non mi è dispiaciuto. Ha giocato bene, ha quindi ha risposto alle critiche di tutti quelli che dicevano che non giocava bene. E, e secondo me era l'unica squadra delle due che poteva tenere testa. Eh, secondo me, almeno provare a tenere testa alla Germania o alla Francia. Secondo me, se c'è la Germania in finale, è molto difficile. Se c'è la Francia, secondo me il Portogallo potrebbe avere qualche possibilità. E, e quindi, ragazzi, volevo dire questo e quindi il Portogallo in finale una roba clamorosa perché dopo 12 anni tornano in finale e c'erano tornati praticamente l'ultima volta nel 2004 e quindi è tantissimo che non tornavano in finale no? all'europeo e, e adesso vedremo vedremo chi ci sarà da, da dire che eh, il Portogallo ha vantaggiato perché è una squadra che ha un certo Cristiano Ronaldo che secondo me è il giocatore più forte di tutti dopo Messi, è il secondo più forte. Quindi, da, attenzione da notare ragazzi, che oggi Messi è stato condannato a 21 anni di reclusione, quasi due anni di reclusione per evasione fiscale. E questa è una cosa molto grave. Secondo me, molto grave: L evasione fiscale è molto grave. E quindi volevo dirvelo per chi non lo sapesse perché purtroppo il giocatore più forte, a mio avviso, del mondo potrebbe, anzi per la giustizia, è un evasore fiscale insieme a suo padre. E questo non è tanto bello da dire, da dire. quindi è una cosa molto brutta. E quindi ve la dovevo dire. Poi volevo dirvi anche che stasera ho visto che la Juve proverà a riscattare Quadrato. Sì, ci proverà e vedremo un po' come andrà a finire. Quindi la mia, favorita, la mia favorita tra le quattro, diciamo, quella per cui tifo leggermente è il Portogallo. Perché ragazzi? Perché sinceramente io provo molta antipatia per la Germania, ecco, e, an e anche per la Francia, per la Germania soprattutto, però anche i francesi non mi stanno simpatici. Provo antipatia per tutte e due, poi... Soprattutto per i tedeschi perché sono antipatici, poi sono già campioni del mondo in carica, quindi preferisco che non vincano anche il titolo europeo. La Francia, alla fine, se vincesse l'europeo, mi darebbe un po' fastidio perché non mi stanno simpatici neanche tanti francesi, eh, sinceramente parlando. E, e quindi vorrei che la vincesse una squadra diciamo più scarsa, no? tipo il Portogallo, che è una vita che non rivince un europeo, era, era la squadra più sottovalutata e più diciamo denigrata di tutto il torneo perché sembrava che non dovesse fare niente no? e invece giocando male giocando male è arrivata in finale dell'europeo quindi complimenti al portogallo e niente ragazzi ci rivediamo domani sera con col partitone Germania-Francia ciao ragazzi sempre forza Juve